canale. Allora, oggi nuovo video e andrò a fare una copertura sulle mie unghie naturali. Come vedete, io ieri, già ieri sera, ho già fatto il refill, mi sono levata tutta la copertura. Qui ho lasciato la ricostruzione, vedete, ce l'ho tutte lunghe praticamente, tutte mie, tranne questa, vedete, mi arriva qui l'unghia e ho lasciato l'allungamento. Questo qui l'ho fatto un attimo adesso perché così vado avanti col video, sennò dura un'eternità. Ho fatto un altro allungamento che ieri la cartina mi si era spaccata, quindi è inutile che la tenevo su nell'unghia e ne ho fatto un altro. E niente, adesso io vi lascio direttamente al tutorial. Andrò a fare un colore blu celestino, insomma, effetto specchio volevo fare. E non so se realizzare la Sirenetta Ariel oppure fare un mandala. Adesso vedo un pochino, un attimo ci penso alla fine. Poi dopo vedrete quello cosa che vi farò. Niente, vi lascio il tutorial, vi mando un bacio, io spero che questo video vi piacerà e se vi piacerà mi raccomando spolliciate questo video sotto i commenti, non so, fatemi sapere cosa ne pensate poi alla fine di questo risultato e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora, come prima cosa vado a spingere indietro le cuticole e alla fine ho deciso di fare nella mano sinistra Ariel e nella mano destra il mandala. Ovviamente prima di spingere le cuticole comunque io ho limato bene le unghie, quindi le ho opacizzate tutto e adesso vado ad applicare il primer. Adesso andiamo ad applicare uno strato sottile di gel monofasico, di gel base. E a catalizzare lampada, e ho la lampada con la LED con i diodi e quindi vado a catalizzare per 60 secondi. Adesso vado a prendere una pallina di gel e la vado a posizionare nel punto di stress dell'unghia per creare la bombatura. Dopo aver fatto la bombatura, prendiamo il pad imbevuto di sgrassatore e andiamo ad sgrassare tutte le unghie, a levare i residui di dispersione che abbiamo fatto con la bombatura. Poi andiamo a prendere una lima, io uso quella lì ricurva, mezzaluna, perché mi ci trovo veramente veramente bene. Dato che è curva, la parte sopra, che adesso la vedrete la lima, va benissimo proprio nel giro cuticole, quindi mi ci trovo veramente veramente bene. Vedete com'è fatta? È dritta e sopra è ricurva, e la parte ricurva per limare la parte dove c'è il giro cuticole è proprio una bomba e mi ci trovo veramente bene. Quindi niente, andiamo a limare la nostra bombatura e la nostra struttura per andarla a perfezionare al meglio. Dopo aver limato la nostra struttura e dopo che siamo soddisfatte di come è venuta la nostra struttura, andiamo ad applicare il gel color. Io uso questo gel color di Passione Unghie che si chiama Surf ed è un fast. E niente, adesso andiamo a fare la prima passata e poi una seconda passata.
Dopo aver fatto la seconda passata, come vedete nel mignolo ho già effettuato l'effetto specchio, insomma la polverina effetto specchio, e adesso lo sto applicando nel medio, poi indice e pollice, nell'anulare no, perché poi lì andremo a fare la Serenità Ariel. E sto usando il pennello questo in silicone di Passione Unghie, è veramente buonissimo, è una bomba e ve lo stra consiglio. Dopo aver applicato la polvere effetto specchio, nell'anulare ho applicato il top coat quello matte per far diventare l'unghia opaca, e adesso andrò ad utilizzare sempre il gel color, non i colori acrilici, e vado a creare Ariel, la sirenetta. Eccoci qua, la copertura sulle mie unghie naturali è finita, questo è il mandala che ho fatto sulla mano destra con la perla azzurra in centro con le micro perle intorno ed è la Ariel e l'effetto specchio. Io spero che vi sia piaciuto, mi raccomando spolliciate il pollice in su, vi lascio un bacio e alla prossima, ciao!